prontissimi per una nuova ricetta, cucinando con MD, Chef Ferio ha già ideato per voi una pietanza ghiottosissima, ma prima ti devo dire buongiorno. Buongiorno Mary, buongiorno, e per di più ti dico che è un secondo ed è nuovo di confezione, nuovo di gusto, nuovo di tutto. Nuovo di gusto, diamo qualche novità ogni tanto. Dai, uno sprint di novità. Allora, bag MD, eccola qui, red. Domani ti porto quella black. Total black, yes, mi piace la total black. Allora, in questa red MD, red bag, troviamo... pochi ingredienti ma necessari. Uno necessario lo vedo lì. Necessario per dare questo sprint di novità. Quello là, brava. Ma secondo voi l'ingrediente che adesso scoverò dalla red MD è davvero nuovo? Anticipato. Eccolo qua, immancabile burro, un ingrediente che nella ce l'ho cucina, anche di riserva. Eccolo qua, che l'ingrediente della cucina di Chef Ferio non manca proprio mai. Poi, allora, abbiamo ancora, quindi questo non era proprio nuovissimo, però la ricetta nuovo, è nuovissima. Questo è proprio nuovo. Abbiamo questi qua. Lombada di suino, okay, quindi... volgarmente chiamata acustatella. Acustatella, ok, acustatella, quindi secondo piatto, questi qui non sono nuovissimi neppure. Champignon. Ecco qua, i funghi champignon per accompagnare un contornino leggero. Custatella. Condi arrosto è che non è nuovo, già abbiamo usato. No. E poi questo sarà nuovo. Brava. Sciroppo. È un nettare di mirtilli nero. Nettare di mirtilli nero, quale sarà? Come servirà? A cosa servirà? Secondo me per insaporire, per cuocere. La carne, brava. La carne che diventa più succosa. Vediamo. Allora, vediamo la ricetta di oggi. Prepareremo un secondo piatto, vi abbiamo mostrato gli ingredienti, ma la ricetta è titolata così. Lombada di suino al mirtillo nero con contorno di funghi champignon. Che prelibatezza, che nobil piatto quest'oggi. E gli ingredienti sono 4 fettine di lombada di suino, oppure chiedete le costolette, le costolette. 200 ml succo di mirtillo nero, che è praticamente un bicchiere di plastica, 300 g di funghi champignon, farina, burro, condi arrosto, olio evo quando basta, sale e pepe quanto ne occorre. Sì. Allora, quindi qual è il primo step da effettuarsi, chef, per preparare burro? Burro e olio. Quindi, nell'altra padella. Il nettare di mirtillo l'abbiamo preso, questo è un prodotto della linea bio. Questo è un prodotto della linea bio di MD e ovviamente è un prodotto che si beve anche il mattino, il pomeriggio, insomma è un succo proprio di mirtillo quello nero. Quello che rimane. E poi lo possiamo facciamo anche cucinare. Quindi è questa la novità che utilizziamo oggi, allora, il prodotto bio della linea bio di MD. Praticamente che facciamo? Una scaloppa e la andiamo a bagnare con il mirtillo, invece di bagnarla col vino oppure con il limone, vino, con il marsala, con quello che vuoi, lo andiamo, fantastico, vedi, bello, piace bello molto, corposo. Lo sai il succo di mirtillo? Sì, fa bene a mirtillo Rita. Nero però, sì, questo è un mirtillo nero nello specifico. Allora, guarda, la costoletta, bene, io gli lascio anche un po' l'osso perché è bello spuzzucchiare, no? Ti piace la costoletta, no? Sì, però... Non ti piace spuzzica? No. Lo sapevo. Piace solo a quelli con la pancia. Ma mi piace mangiare il pezzettino di carne. Allora, Mary, subito facciamo i funghi. Quindi 2 padelle antiaderenti. Esatto. Non metto l'aglio perché usiamo il succo di mirtillo, quindi a me non piace. Già c'è il sapore. Esatto. Altrimenti c'è distrazione nel sapore. Esatto. Li lasciamo così, al naturale. Gli mettiamo una foglione di basilico, un po' di sale, sì, un po' di pepe. Vai, amico del cuore. E si cuociono, esatto, i funghi. Allora, non aggiungeremo neanche vino, ovviamente, assolutamente ai funghi, nulla, no. Quindi devono cuocere lentamente. Bene, burro. Abbiamo infarinato la nostra costoletta. Non ho aggiunto sale e né pepe perché usiamo il condi arrosto. L'abbiamo utilizzato prima il condi arrosto? Allora, non ancora. Ho aromatizzato la farina. Bene. Ok? Perfetto. Quindi questo è un passaggio, un segreto? Inserire... No, niente segreto, è un condi arrosto, passaggio... vabbè, un consiglio, no? Sì, praticamente ci sono erbe aromatiche, c'è sale, pepe, quindi tutto quello che ci serve per aromatizzare
a custatella. Bene. Allora, che facciamo? Se vogliamo fare le cose precise. Come fai sempre? Oggi no. Necessitiamo di due padelle, dove una friggiamo un poco, coloriamo un poco le costolette, l'altra le adagiamo e andiamo a irrorarle con il nettare di mirtillo. Però in questo caso ne facciamo veloce, cercando di non bruciare. Bisogna fare attenzione a non bruciare l'olio, sì. Quindi il burro. Però consiglia sempre Chef Ferio, c'è anche della sempre linea premium, della linea bio DMD, il burro chiarificato. E brava, quindi in questo te lo caso, ricordi, brava, certo, ne aggiungiamo un altro poco. In questo caso il burro non brucia, brava, e quindi brava, mantiene la sua consistenza ideale per le scaloppine come quest'oggi. Guarda i funghi come si fanno croccanti. Ed evitiamo di fare passaggio duplice. Devono quindi essere croccanti, non stufati, i classici funghi champignon. Se volete una cottura un po' più veloce, li possiamo anche sbollentare, ma dagli proprio una sbollentatina veloce, ok? Asciugarli per bene e procedere come vi ho fatto vedere. Quindi un secondo piatto oggi, che è un piatto questo che potrete, che troverete anche al ristorante di Chef Ferio, Mangiando sul Serio, si trova non a due passi da Vulcano Buono. Non c'è il mirtillo. Non è il mirtillo, è questo. Il mirtillo è un piatto che Chef Ferio sono prepara... Sono capaci di venire stasera e chiedermi... Ti chiedo il mirtillo. È un piatto che potete richiedere al ristorante di Chef Ferio, Mangiando sul Serio. L'ho detto, si trova a Nola. È un piatto soprattutto quotidiano per le persone, sì, per gli imprenditori che lavorano per l'intera giornata e quindi ma hanno bisogno di stare in forza, però di con un, mangiare con un piatto sano. Un piatto sano, però ovviamente non ci si può soffermare tanto tempo. Ma tu pensa i bambini tornando da casa... E vedono, una bottiglia di mirtillo e pensano, oggi non si mangia nulla. Oggi non si mangia, c'è solo un po' di succo. Allora, questo è il punto, guarda. Vediamo il passaggio. Abbiamo rosolato le fettine, guarda come sono belle dorate, vedi? Sono già insaporite con il sale e gli aggiungiamo il succo di mirtillo. Se vi accorgete che il succo di mirtillo per voi è troppo forte, è troppo denso come sapore, possiamo allungarlo con un bicchiere d'acqua. Ok? Per una questione di sapore, sì. Più di sapore? Sì. Se vi accorgete che non vi piace il sapore pungente del mirtillo, perché è un bel sapore pungente, gli aggiungiamo un altro po' di burro. Bene. Che non guasta mai. Bene. Quindi un secondo piatto, tra poco linkeremo, lo sapete oramai, siete di casa, linkeremo questo momento di diretta sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Siamo tra l'altro in diretta Facebook in questo istante. E a redazione di mattina9@gmail.com potrete invece richiedere tutto ciò che voi volete alla redazione e nel preciso del Cucinando con MD richiedere una ricetta o che a voi stia più a cuore o magari ripercorrerne una in particolare, quindi magari non vi ricordate in quale posizione sia e quindi la nostra redazione provvede ad inviarvela. Questa è bella anche servirla una domenica a pranzo con gli amici o una cenetta anche importante. Penseranno quando li portate a tavola, mi è capitato già, di mangiare qualcosa al Barolo. E cioè? All'Aglianico con un vino. Infatti questo ti volevo dire. Allora io a secondo dico sì, ok, è al Barolo, è all'Aglianico. Poi l'assaggio e dico, ma questo non è Barolo. E ci impiegano un po' di tempo per capire che cos'è. Perché cuocendo il succo di mirtillo acquista quell'acidità. E lo zucchero contenente si caramellizza, quindi... assume un sapore diverso dall'originale. Dall'originale, insomma... Esatto, dal succo originale fresco. Fate attenzione. Quindi, che il mirtillo tinge. Tantissimo e vi assicuro che le macchie non si vanno tolgono più. Abbiamo anche un po' di non mirtillo. Non se ne va, ne ho rovinate giacche con i mirtilli freschi. Chef, ascolta, l'aglianico però potremmo abbinarlo oppure... Puoi sostituire l'aglianico, il Barolo, qualsiasi vino rosso, al posto di mirtillo, una classica scaloppina diventa, no? Una classica scaloppina, anche se molti usano la scaloppina, utilizzano il vino bianco. Al limone, la maggior parte la usa, sì, al limone. È vero. Allora, guarda, gli mettiamo una sola. Sì, quindi funghi è l'abbinamento ideale per preparare una scaloppina. Sì, perché fa da contrasto con al il succo colore di mirtillo e i sapori. Poi lo champignon ha un sapore un po' piatto, non è pungente come il porcino, come gli altri funghi. Una bella fogliolina. Siamo quindi prontissimi per prepararvi, per presentarvi la ricetta di Chef Ferio. Lo ricordiamo, Chef Ferio è qui tutti i giorni, ne sto cucinando con MD, quindi vi aspettiamo.
domani vi aspettiamo prossimamente con un'altra ricetta targata Chef Ferio, allora, del Cucinando con MD. Come preferisci, sopra o laterale i funghi? Laterale. Okay. Voi? Laterale, vero? Io? Mi piace dividere i sapori e poi magari unirli al palato, però sono io a deciderlo. Fai bene perché hai scelto la soluzione migliore. In questo caso. In questo caso. Ma tu scegli sempre le soluzioni migliori. Tu sei bravissima. Tu fai finta di non saper cucinare. Non è vero. Un filo d'olio. Dopo qualche consiglio sulla genovese di carne. Va bene. Non ho raggiunto ancora la sufficienza, diciamo allora, così. Allora, sì. Allora, lei praticamente la genovese la vedi rossa qualche volta. Sì. A Napoli c'è l'usanza di sporcare la genovese, quindi gli mettono un po' di pomodoro. Ma è qualcosa in più che non sappiamo, io poi ve lo rivelerò, prima me lo faccio dire, poi lo rivelerò a voi. Un concentrato di pomodoro e risolviamo il problema. State pazienti, siate pazienti. Questo è il nostro piatto di oggi. Sì. Oggi, guarda, mi sono superato, bello, 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 mi piace. Ma tu sempre, ti superi sempre, sei superlativo, ogni piatto che prepari, certo, lo rendi nobile. Oggi è la giornata che me la suono e me la canto da solo. Ma non hai bisogno perché non c'è bisogno di suonartela e cantartela, sei Chef Ferio, il nostro chef gigante buono, sempre superlativo, chapeau. Grazie per questo secondo piatto da preparare, ci auguriamo anche nelle vostre case come utile consiglio, suggerimento, ma sicuramente buonissimo e nuovissimo con questo succo di mirtillo nero, funghi champignon, costolette, e che ve lo dico a fare. Grazie, chef. Ciao, un bacio, grazie. Restate con Mattia Novi.